Non ti ho portato su una base rampa di lancio militare, ma si tratta di una vecchia rampa di lancio di missili che è stata riqualificata. Adesso è una zona che ha tutt'altro che finalità belliche, quindi è veramente un bel posto questo. Siamo in Cansiglio. Ciao Alessio, benvenuto, benvenuta in questa nuova puntata dove voglio spiegarti e farti vedere un attimino come realizzare una foto panoramica unendo più foto fatte nel stesso contesto. Quindi il classico fare una foto, farne una a fianco, farne un'altra e poi unirle correttamente in post produzione, perché anche in fase di scatto va adottato un metodo che ti permette di realizzare queste immagini nel modo corretto, in modo tale da poterle unire senza creare delle distorsioni fastidiose oppure dei difetti di prospettiva. E adesso capiremo come. Tutto parte da come andremo a realizzare le immagini, ovvero com'è che faresti tu normalmente. Ti piazzi qua, fai lo primo scatto, ti sposti, fai il secondo, il terzo e via dicendo. Vai a coprire tutto l'angolo del tuo paesaggio. Oppure vai a utilizzare un treppiede, quindi prendo il mio bel treppiede e vado a posizionare la fotocamera sul treppiede, poi la faccio ruotare per effettuare gli scatti di cui ho bisogno. Però c'è un errore nel quale sicuramente incapperai facendo questo metodo. Se noi siamo qui a mano libera e faccio lo scatto, quando io mi sposto, dov'è il fulcro di rotazione? È il mio busto e la fotocamera è più avanti, quindi quando io mi sposterò ci sarà un cambio di prospettiva della fotocamera. Quando io otterrò le immagini che vado ad unirle in post produzione, è probabile, c'è la possibilità, anche se i software fanno dei grandi lavori di correzione, che ci sia un disallineamento tra le immagini per questioni di prospettiva. E se pensi che con il treppiede sia tutto risolto, adesso ti faccio vedere che non stanno proprio così le cose. Ad esempio, prendiamo il treppiede. Eccomi qui, ho messo la fotocamera sul treppiede e guarda un attimino dove sta l'errore che andrai a fare. Normalmente, se non sei consapevole di alcuni aspetti, tu andrai a posizionare la fotocamera in questo modo, ovvero con il basamento della fotocamera che coincide col punto di fulcro di rotazione del treppiede, della testa. E a questo punto tu fai le foto e sei convinto o convinta di aver rispettato la prospettiva. Ma incappi un errore, e questo è il motivo per il quale ho questa slitta così lunga, ovvero la rotazione non deve avvenire sul basamento della fotocamera in linea con il sensore, ma deve avvenire sul punto nodale, che non corrisponde mai a dove si trova il sensore, ma generalmente si trova dove c'è il diaframma dell'obiettivo, a metà obiettivo, ma può essere anche più davanti rispetto al diaframma. Nell'obiettivo mio specifico si trova un po' più avanti, quindi ho la necessità di portare la fotocamera un po' più indietro, ed è quello che mi ha portato a scegliere questo tipo di slitta con un attacco un po' particolare, altrimenti sbatteva sull'obiettivo. Ma vado a sbloccare e vado a tirare indietro la fotocamera fino a posizionarla nel punto nodale. Adesso non so se è questo precisamente, dopo ti farò vedere come puoi individuare più o meno se il punto nodale lo hai raggiunto o ti sei avvicinato o avvicinata. In questo modo potrai avere la garanzia di realizzare delle immagini che ruotano, eccolo qui, vedi, ruota sul punto nodale. Le immagini che avrò alla fine si potranno unire in post produzione senza incappare in un errore di prospettiva che rende l'unione delle stesse immagini non ottimale. Bene, adesso ti faccio vedere come vado a realizzare questo panorama. Quindi ho posizionato la mia Canon EOS R sul suo treppiede, l'ho messa quanto possibile in bolla, quindi è perfettamente allineata, e per prima cosa vado a decidere la focale da utilizzare. Questa visione è troppo ampia e vado a stringere un pochino, direi che un valore di circa 70 mm, nel mio caso un 24-105 ci sta bene. Dopodiché vado anche ad alzare un pochino l'inquadratura per prendere un po' di più la montagna con un po' più di respiro in alto.
Il passaggio successivo è quello di controllare l'esposizione, se è tutto corretto. Guardo l'istogramma, vedo che mi dà un po' di punte di luminosità e quindi vado a fare una correzione, anche se l'indicatore qui in basso mi darebbe un valore pari a 0, quindi sarebbe tecnicamente corretto secondo questo valore. In realtà l'istogramma mi sta dicendo che ho delle punte a rischio che potrebbero essere bruciate. Per questo la scelta di guardare l'istogramma secondo me prevale sulla scelta di affidarsi all'indicatore dell'esposizione qui sotto. Quindi vado a sottoesporre un pochino, sono in manuale, quindi a me basta velocizzare un attimino lo scatto in modo da andare sul sicuro, da non rischiare di bruciare le luci. Sono a 100 ISO, F10, un 250esimo di secondo. Passaggio successivo, vado a nascondere tutte le visualizzazioni sul display, metto a fuoco, mi va benissimo quel punto. Potrei anche disattivare a questo punto la messa a fuoco automatica, ma per sicurezza preferisco su ogni scatto effettuare la messa a fuoco e quindi procedo. Mi affido alla regola dei terzi per capire quanto sovrapporre un'immagine all'altra ed è molto semplice. Se hai la griglia dei terzi nella tua fotocamera, ti basta ricordare di mantenere circa un terzo dell'immagine sovrapposto alla precedente, quindi ogni scatto che vai a fare sul panorama deve essere sovrapposto di circa un terzo l'una con l'altro. Quindi procedo, primo scatto, questo. Ho impostato un ritardo di 2 secondi dal momento in cui premo il pulsante a quando la fotocamera fa lo scatto, e questo per dar tempo magari alla fotocamera e treppiede di stabilizzarsi un pochino. Potrei anche utilizzare uno scatto remoto, eccetera, insomma ci sono vari metodi che mi permettono di evitare del micromosso. Tuttavia sto utilizzando un tempo di scatto molto veloce, quindi non dovrei aver problemi. Scatto successivo, faccio ruotare la fotocamera e cerco di mantenere circa un terzo dell'immagine precedente, ovvero guardo sulla parte destra della mia immagine. In questo caso questa porzione di paesaggio devo ritrovarmela anche sul scatto successivo, quindi vado a ruotare, vedo che qui il bordo, c'è lì il bordo della montagna, giro, ottimo, così mantengo un terzo dell'immagine precedente anche sul secondo scatto. Procedo alla messa a fuoco, magari cambio il punto di messa a fuoco per essere sicuro di avere la montagna perfettamente nitida. Fatto il secondo scatto è la stessa cosa, guardo qui sulla parte destra, devo ricordarmi di mantenere questa porzione anche sul terzo scatto, quindi procedo, metto a fuoco e vado avanti realizzando tutti gli scatti che mi servono per realizzare il mio panorama. Ovviamente devi fare più sequenze di scatti sullo stesso panorama, perché ci può essere sempre un errore nella fase di scatto, errore di messa a fuoco, errore di esposizione, bilanciamento del bianco. Ci sono tantissimi fattori che possono incidere, come anche in questa situazione molto luminosa si fa fatica a vedere sul display della fotocamera. Ho fatto fatica anche a fare le riprese e quindi è fondamentale garantirsi il risultato, anche perché devi fare tanta strada magari per raggiungere dei posti particolari. Facciamo più foto, più sequenze, questo è il bello del digitale, sfruttiamolo, possiamo realizzare tanti scatti a costo zero e sarebbe un peccato per pigrizia fare tanta strada per poi portarsi a casa un risultato scarso o comunque non buono come pensavamo. Adesso ti spiego una tecnica molto semplice ma efficace per determinare il punto nodale dell'obiettivo che stai utilizzando o della focale che stai utilizzando. Per fare questo hai bisogno di un oggetto aggiuntivo che può essere un treppiede o un paletto, e poi servirà un riferimento all'infinito o comunque un oggetto distante sullo sfondo, sul paesaggio. Nel mio caso ho posizionato il treppiede di fronte a me e ho un riferimento che è l'albero che è in fondo lì, appena prima del bosco. Guarda, vado ad ingrandire per farti vedere. Ecco qui, come vedi c'è la punta del treppiede e dietro, ecco lì si mette a fuoco, ho un albero, quello è il mio riferimento e mi servirà per capire il punto nodale. Ovvero adesso partiamo, tengo questo ingrandimento che magari si riesce a capire abbastanza bene quello che sta succedendo. Mi raccomando, guarda l'allineamento dell'albero della punta del treppiede. Adesso io ho la fotocamera posizionata normalmente, come faresti anche tu, posizionata con l'aggancio esattamente sulla base della fotocamera, e faccio ruotare la mia fotocamera per fare un paesaggio. Devi guardare l'allineamento, guarda,
vedi come si disallinea? Vedi che la punta del treppiede è più a sinistra rispetto all'albero? Torno a portarlo di fronte e vado dall'altra parte. Vedi che si sposta? Lo noti ancora di più se vado a ridurre la focale, in questo caso guarda, con l'escursione. Vedi che a questo punto è completamente disallineato. Guarda come si sposta. Significa che non sei sul punto nodale. Quello che devi fare è cercare di raggiungere un punto tale che puoi ruotare la fotocamera senza perdere mai l'allineamento tra la punta del treppiede e l'oggetto in fondo. Per fare questo io porto indietro la slitta del mio treppiede. Adesso vado a ridurre un po' lo zoom e adesso guarda bene quando giro cosa succederà tra l'allineamento tra la punta del treppiede e l'albero in fondo. Guarda, tac, rimane lì. Giro, rimane lì, si sposta leggermente, significa che non ho raggiunto perfettamente il punto nodale dell'obiettivo della focale che sto utilizzando, ma ci può stare perché ovviamente mi servirebbe una slitta più lunga, ma l'importante è raggiungere una differenza minima, un cambio di prospettiva minimo. Minore è questa variazione nella prospettiva e più efficace sarà l'unione successivamente in post produzione di tutte le immagini realizzate. Adesso mi trovo in un contesto dove voglio fare un panorama, ma ho proprio il sole di fronte a me, quindi sono in controluce. Come ci si comporta in questo caso? Non puoi regolare l'esposizione per ogni scatto, altrimenti ti trovi delle sfumature poco belle nell'unione del panorama. Il mio consiglio è di esporre per la zona dove c'è il sole e quindi in quel contesto determinare i parametri di scatto, sono in manuale, e poi vai a fare il panorama completo. Alla fine, dopo averlo unito, magari vai a schiarire delle zone che sono un po' troppo scure negli altri fotogrammi. Quindi procedo, faccio una serie di scatti e vediamo poi a casa il risultato finale. Quando scatti in controluce devi ricordarti sempre di rigirare la fotocamera opposta al sole o comunque di lato, altrimenti puoi rischiare di rovinare qualche elemento all'interno dell'obiettivo, perché se arriva tanta luce e magari hai un teleobiettivo c'è il rischio di rovinare qualcosa. Quindi ricordati sempre di non tenere mai la fotocamera puntata verso il sole per troppo tempo. Una cosa che non ti ho detto prima è che l'allineamento non deve essere solo sulla parte anteriore, ma deve essere anche allineata così. Quindi se il tuo attacco dal treppiede non è allineato al sensore ma è spostato, non va tanto bene. Dovresti trovare il modo di adottare una slitta o un qualcosa che ti permette di allineare anche la fotocamera e il sensore al fulcro di rotazione. Adesso non ti resta che fare un po' di pratica per individuare dove si trova il punto nodale dell'obiettivo focale che andrai a utilizzare per realizzare queste immagini. Adesso quello che farò è cambiare anche inquadrature, fare altre serie di scatti di immagini e poi andremo a vedere assieme a casa il risultato in post produzione unendolo con alcuni software di cui dispongo. Eccomi davanti al computer e adesso vado a gestire le immagini che ho realizzato durante l'uscita. Andrò a utilizzare alcuni software di cui dispongo per creare un panorama. Inizio con Adobe Lightroom Classic CC, quindi andiamo sul desktop del mio computer. Eccomi qua, ho già importato le immagini e le ho anche già divise per colore in base alla sequenza di immagini che ho realizzato, immagini che possono essere utilizzate per creare un panorama. Inizio con le prime tre, che erano le prime che ho realizzato durante il video. Con Adobe Lightroom è molto semplice, basta selezionare le tre immagini. Sono file RAW, quindi non devi fare nessun tipo di conversione, ma ti basta semplicemente fare tasto destro, andare sulla voce Unione Foto e lì trovi tre opzioni, HDR, Panorama o Panorama HDR. A noi interessa Panorama, quindi clicco su Panorama. Si apre una finestra dedicata alla creazione del panorama dove ho una serie di opzioni che posso scegliere: sferica, cilindrica, lascia sferica, lascia impostazioni automatiche, ma come vedi quando io ho fatto la serie di immagini comunque un po' di distorsione dell'obiettivo, un po' che non era perfettamente piano il suolo, quindi spostando, ruotando il treppiede praticamente mi sono abbassato un pochino, è necessario eliminare dei bordi che sono in più. Adobe Lightroom Classic CC ha già allineato le immagini, però ci sono questi elementi che sono in più che vanno o tagliati o si può utilizzare un'altra funzione. Per tagliarli basta semplicemente cliccare su ritaglio automatico e andrà, vedi, a tagliare le parti superiori che
sono in più che non servono, oppure posso cliccare su questa nuova funzione che hanno introdotto su Adobe Lightroom Classic CC versione 2020, che è riempi i bordi. Questi bordi bianchi verranno riempiti in base al contenuto, ovvero andrà a replicare, a cercare di estendere il cielo e cercherà di estendere il terreno, e funziona molto bene. Guarda, riempi i bordi, elabora un pochino e voilà, ha realizzato la magia, praticamente è andato a creare la parte che mancava. Ovviamente funziona in modo efficace se ci sono delle zone molto simili, come qui vedi il terreno è tutto uguale, il cielo è tutto uguale. Ovviamente se ci sono degli elementi, dei particolari, si vede l'intervento di Adobe Lightroom. Quindi in questa situazione, per l'appunto nei panorami, è ideale. Bene, ho praticamente completato, mi basta cliccare su Unisci e andremo a vedere, una volta che ha terminato l'elaborazione, il risultato finale. Ottimo, Adobe Lightroom Classic CC ha terminato la sua elaborazione, mi ha creato, eccolo qui, un file che è un file DNG, quindi un negativo digitale alla pari di un file RAW. E andiamo a vederlo, barra spaziatrice, ecco qui vedo tutta l'immagine e voglio vedere se noto i difetti di unione delle immagini. Per vedere meglio il panorama vado a cliccare su riempi in modo che venga estesa in altezza ed elimino le barre laterali per non distrarmi. Quindi andiamo a vedere i particolari, comincio dalla parte sinistra dell'immagine, scorro. E ragazzi, qui non si vede, guarda anche sotto dove c'erano le zone bianche, non si vede l'intervento di Adobe Lightroom. Allora, ad essere sinceri, io so dove c'era l'unione delle immagini, quindi ti faccio vedere dove ci sono i difetti, ma che tu farai molta fatica a vedere. Un difetto è qui in alto, lo vediamo qui. C'è questa specie di macchia che in realtà è proprio una macchia del sensore, che però è stata un po' spalmata unendo le immagini, quindi si è amplificata un pochino, prima non si vedeva così. L'altro punto di unione è qui, dove ci sono i fili della luce, e c'è, ma veramente una cosa che non si nota, ma c'è un leggero filo che è leggermente sfasato. Per far proprio i pignoli possiamo anche scorrere questa linea di confine dove c'è una rete, presumo, qualcosa del genere, ci sono i paletti col filo, e andiamo a vedere se c'è l'unione fatta male. Dovresti vedere uno sfasamento del filo, in realtà qui c'è l'unione dell'immagine, ad esempio non si vede nulla, ma nulla di nulla. Quindi che dire, con Adobe Lightroom Classic CC sicuramente hanno fatto un gran bel lavoro con questa funzionalità panorama, ma comunque ho dato io una mano al software realizzando per l'appunto le immagini nel modo corretto, ti ricordi, spostando la fotocamera indietro in modo da far combaciare il punto nodale dell'obiettivo con il fulcro del treppiede, e quindi non c'era un cambiamento di prospettiva tra una foto e l'altra. A questo punto io potrei continuare con la post produzione della mia immagine con tutti gli strumenti che trovo nell'area di lavoro sviluppo. Ho un corso completo su questo software, quindi vai qui in descrizione, troverai il link se ti interessa approfondire la cosa, e potrò gestire la mia immagine. Ma adesso andiamo a vedere come si può fare l'unione panorama con un altro software. Eccomi qui con l'interfaccia di Adobe Photoshop e andrò a creare un panorama con questo software. Con Adobe Photoshop, per creare il panorama bisogna andare a prendere lo strumento che si trova in File, Automatizza, Photomerge. Photomerge è lo strumento dedicato alla creazione dei panorami. Lascia layout automatico, usa file, sfoglia per andare a prendere i file. Li ho salvati nella scrivania su una cartella dedicata, già divisi con il colore per riconoscere praticamente qual è il gruppo di immagini che devono essere unite. Questa volta non prendo le prime tre, ma prendo le altre. Eccole qua. Apri e devo dare delle opzioni. Fondi le immagini, ovviamente, posso attivare delle funzioni tipo rimozione vignettatura, correzione di distorsione geometrica e riempimento in base al contenuto per le aree trasparenti, che sarebbero i bordi bianchi che abbiamo visto prima. Sicuramente attivo questa funzionalità e vado anche a cliccare su correzione di distorsione geometrica. A questo punto basta premere OK e Adobe Photoshop comincerà a lavorare queste immagini per crearmi per l'appunto un panorama.
Adobe Photoshop ha terminato la sua elaborazione. Quello che mi fa vedere è il panorama finale e mi fa vedere anche con dei tratteggi quali sono le aree che ha ricreato, che ha riempito con la sua funzionalità molto potente di andare a replicare lo sfondo, il cielo, come in questo caso. E è un gran bel risultato. Sulla scheda livelli vedo che Adobe Photoshop ha lavorato in modo diverso rispetto ad Adobe Lightroom. Infatti mi lascia comunque mettere le mani sulle singole immagini. Per farti capire, qui ho l'immagine finale col panorama, però posso vedere le singole immagini, la prima, la seconda, la terza. Qui sono sei immagini unite assieme, non tre come prima. E come vedi, ha fatto proprio un'unione andando a prendere anche dei pezzi di una dell'altra in modo da rendere molto piacevole l'unione e non far vedere eventuali zone dove si sono incollate le immagini. Ma andiamo a vedere l'immagine un po' più ingrandita per cercare di capire se ci sono dei difetti da correggere. Quindi andiamo ad ingrandire e adesso mi sposto con la barra spaziatrice, andiamo a vedere. Come sempre prendo dei riferimenti che potrebbe essere questo filo qui e i fili della luce. Basta fare anche così perché si capisce, eccolo qui, questo qui è il punto di unione dell'immagine. Andiamo a vedere se si nota qualcosa qui così. Assolutamente perfetto. Andiamo a vedere un'altra immagine, vediamo punto di unione qui e qui. Andiamo anche qui a cliccare sull'immagine finale, assolutamente perfetto. L'unione che ha fatto Adobe Photoshop è veramente di alta alta qualità. Andiamo a vedere altri punti se ci possono essere interessanti. Quindi qui vediamo, eccola qui, da questa zona vicino al palo della luce. Andiamo a vedere, ingrandiamo. Ragazzi, qui direi che tanta roba, qua proprio non si vede l'intervento di Adobe Photoshop che ha unito le immagini. Che dire, un gran bel risultato. Adesso ci spostiamo su Affinity Photo. Anche Affinity Photo ha una funzione per creare i panorami e la troviamo in File, Nuovo Panorama. Cliccando lì mi si apre una finestra per la gestione del panorama e quindi vado ad importare le immagini, aggiunge immagini. Vado sulla scrivania, prendo la mia cartella col panorama e prendo questa volta solo le prime tre immagini, quelle che abbiamo già visto nella prima unione con Adobe Lightroom, perché ti voglio far vedere una cosa. Apri, ha scelto le tre immagini e clicco su Unisci panorama. Non mi dà delle opzioni da attivare, fa tutto lui perché fa un passaggio intermedio che adesso vedremo. Molto velocemente Affinity Photo ha già creato il suo panorama, clicco ok e a questo punto eccomi nell'area di gestione del panorama. Infatti vedo le singole immagini, le vedi in trasparenza, ecco adesso sono sparite, però cliccando con questo strumento io posso comunque, vedi, cliccare sulle tre singole immagini. Ad esempio vedo esattamente questa in mezzo, che ha un terzo da una parte e un terzo dall'altra. Sai che ti dicevo di fare le foto un po' sovrapposte di un terzo perché gli serve al software per capire come allineare le immagini. Qui ad esempio si nota una leggera sbavatura. Vediamo se riesco ad ingrandire un pochino. Eccolo qua. Vedi? C'è un leggero sfasamento, ma questo mi serve solo per farmi capire com'è l'allineamento. Appena io esco, cambio lo strumento, passo sulla manina, ecco che sparisce, si vede perfettamente l'immagine fusa. Per l'appunto, questa modalità mi serve per farmi capire come sono allineati e posso fare degli interventi agendo qui su dei punti di ancoraggio, cosa che è molto delicata e bisogna saper fare delle cose fatte bene. Unica differenza che ha rispetto ad Adobe Lightroom e Adobe Photoshop è che non ti permette di creare le zone mancanti, ma puoi soltanto ritagliarle. Quindi faccio un crop direttamente dallo strumento di gestione del panorama, sono ancora in gestione panorama e posso, una volta fatto, cliccare su Applica per completare la mia immagine. Andiamo a vedere però i difetti. Io so già dove c'è un difetto e l'avevo visto qui dove c'è questo palo della luce. Andiamo ad ingrandire questa zona, eccola qui, ecco la vedi. Vedi che qui c'è un leggero sfasamento dei fili della luce. Bene, lì è il punto di unione che ha fatto Affinity Photo. Ma come vedi si tratta di un errore talmente piccolo che poi non si vede sotto nel filo qui
nella staccionata, che è praticamente invisibile ed è causato dal fatto che comunque non avevo una perfetta impostazione della fotocamera sul punto nodale. Probabilmente se era perfetto spariva anche quel mezzo millimetro di sfasatura. Ciò nonostante è veramente un difetto veramente minimo. Adobe Lightroom e Adobe Photoshop invece riescono ad eliminare questo difetto in modo molto più efficace. Adesso torno su Adobe Lightroom per farti vedere l'unione panorama di una serie di foto fatte in condizioni di luce difficili, quelli contro luce, quindi andiamo sull'interfaccia di Adobe Lightroom. Eccomi qui. Adesso io vado a selezionare l'ultima serie di immagini, quelle che avevo fatto contro luce, ti ricordi? E ti avevo detto, regola l'esposizione sulla scena più luminosa e poi le altre eventualmente le adatti successivamente. L'importante è che non ci sia un cambio di esposizione tra una scena e l'altra. Ed è quello che ho fatto. Ho regolato l'esposizione sulla scena più luminosa e ho lasciato che le altre fossero leggermente sottoesposte, perché ovviamente non erano illuminate allo stesso modo. Perché così ho una uniformità nella creazione del panorama. Quindi scelgo le mie immagini, clic tasto destro, unione foto, panorama, e lasciamo che Adobe Lightroom lavori. Adesso gli do alcune impostazioni, le solite che abbiamo visto anche prima, ovvero sferica e riempi bordi, in questo caso ha poco da riempire. Ed ecco qui la zona centrale era quella più luminosa, dopodiché ci sono le altre. Unisci e lasciamo che Adobe Lightroom faccia il suo lavoro. E siamo arrivati alla fine, Adobe Lightroom ha terminato, andiamo a vedere il risultato. Eccola qui, questa è l'immagine complessiva. Vedi che innanzitutto c'è una uniformità nell'esposizione, non c'è una zona scura, una zona chiara. Ovviamente le parti più alle estremità sono leggermente più scure della parte centrale, ma ci sta perché è giusto così. Andiamo a vedere adesso i dettagli, se c'è qualcosa che non va, riempi, nascondo le barre laterali e andiamo a vedere l'unione delle immagini. Parto dalla sinistra e guardo la strada perché è un riferimento e quindi riesco a capire se ci sono disallineamenti. Direi che anche qui, ragazzi, il lavoro è notevole, fatto molto bene. Il pali del telefono qui stessa cosa e l'automobile mia lì in fondo, bene. Direi che anche in questo caso Adobe Lightroom ha fatto un gran bel lavoro. Guardavo anche il cielo se c'erano differenze di luminosità, assolutamente no, non c'è nulla che non va, e a questo punto io posso procedere allo sviluppo di questa immagine panorama come meglio mi pare con gli strumenti Adobe Lightroom e avanti così. E siamo arrivati al termine di questa puntata, spero ti sia piaciuta. Se ti è piaciuta metti un like al video, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, metti un click sulla campanellina per rimanere aggiornato o aggiornata sulle mie prossime pubblicazioni. Per ora è tutto, se hai dei commenti, dei quesiti, qui sotto vai e scrivi la tua domanda, io cercherò di risponderti il prima possibile e ci sentiamo al prossimo video. Ciao da Alessio!